porta è chiusa, ma non è lucchettata. Allora io apro la porta e faccio segno a Don. Prima del signore! No, no, si aprono così le porte. Ormai è tardi, ma non si aprono così le porte. Hai controllato la porta prima? No, Mi sono fidato della tua parola. io ho detto che avevo sentito qualcosa, non che la porta. Mai visto controllare la porta? Comunque, ormai l'hai aperta, vai avanti. No, prima del signore. Va bene, allora io ti farò un'altra parola di furtività o diamo per buona quella di prima? Andiamo per buona quella di prima, tanto non ti sei ancora mosso. Siccome mi sono mosso da A a B, non muovo da B a C, non voglio non sapere se ti devo fare un'altra prova ancora. No, anche perché se c'è qualcuno o qualcosa che non hai sentito, come fai il passino, ti vede. No, effettivamente non vedi niente, ma davanti a te, per terra, è ribaltato sul fianco, ma c'è un grosso distributore di bevande del vecchio mondo. Sul fianco vedi il logo della Nuka Cola. Solo che fondamentalmente è caduto di faccia Bene. e è però acceso perché il rumore che sentivi sono le ventole del raffreddamento della macchinetta. Allora io faccio il cenno a Carlos il pistolero di poter venire avanti. Sembra tutto tranquillo. Sta macchinetta potrebbe essere una miniera d'oro. No, è un distributore, non è una miniera. Mi sembra giusto, cioè, mi sembra ovvia come cosa. Allora entro pure assieme ai ragazzi. Mi metto qua in mezzo a loro e dico: ehi, una macchinetta della Nuka Cola, dovremmo provare ad alzarla e vedere se ce ne troviamo qualcuna dentro. Allora, se tu sei abbastanza forte da poterla alzare, vai. Io, guarda, mi apposto dietro l'angolo per fare in modo che nessuno ci possa cogliere di sorpresa. Io copro Mi la serve una posizione. prova di forza per poterla alzare, giusto, Master? Forza, sì. Una mano magari, sai. Sì. Forza Beh, pure. se superi CD 10 gli dai il Yeah! potere. E mi salta uno dei lacci della pancia. Cioè, dato che non siete apparentemente in pericolo, potreste anche prendere 20. Ah, gli Non gli hai dato il più 2, hai fatto 15 e lui non ti sta dando bonus. Fondamentalmente, Jack ha cominciato a sollevare la macchinetta e poi Gianni si è appoggiato sopra dicendo: faticoso. magari se mi dai una mano al posto di riprenderti sopra. Va Che bene. facciamo? Riproviamo. Magari se i due che fanno da postazione inutile verrebbero a dare una mano, Benissero. come fa a Vabbè, saperlo? in ogni caso possiamo riprovare io e Jack, giusto? Va bene, allora proviamo a sollevarlo assieme, quindi tipo per Jack un'azione di aiutare, visto che io sono quello col bonus più alto, anche se Sì. sarei anche quello con i dadi più sfigati, quindi non Io so ho il quanto alto. bonus 0, ti piace il bonus 0? È un bel bonus. Va bene. Provateci, signori. In realtà sì, 18 basta, poi tecnicamente è Gianni che aiuta Jack e non viceversa. Riuscite a ribaltare con estrema fatica la macchinetta, adesso avete capito che dovete spingere entrambi nella stessa direzione. Ah, non pensavo fosse così difficile da capire. Neanch'io. All'interno effettivamente il vetro è rotto, quindi non c'è bisogno di scassinare, ma trovate quattro belle bottiglie del vecchio mondo. Quindi sono quattro Nuka Cola, una a testa, No, no, giusto? è meglio. Sono tre Nuka Cole, che dà più uno a un tiro, e una Nuka Cola Cherry, che dà il più due. Il più 2 è al cecchino e noi ci puppiamo. Ho visto che a sinistra c'è una porta chiusa, vero Sì, Master? per il resto vedete un corridoio tutto pavimento in linoleum, che è una sostanza magica del vecchio mondo. C'è una porta metallica alla vostra sinistra e a destra c'è un corridoio. Io Allora, mi io controllerei avvicino. subito la porta chiusa. La Lui controllo controlla. proprio. Vedo se Intanto ci io. stanno allarmi, lucchetti o cose del genere. Vada. Io intanto vado leggermente avanti a vedere cosa c'è. Mentre lo faccio, calpesto per bene questo pavimento e dico: ho sentito storie su come si faceva questo materiale. 34 percezione.
Allora, no, Forta non è allarmata né trovi trappole. Il fatto è che non è chiusa, la porta è saldata dalla ruggine. Ah, ok, perfetto, quindi non abbiamo una via di fuga in caso di Sopra c'è necessità. uno di quei pittogrammi del vecchio mondo dell'uomo che sta venendo bruciato vivo e sta scappando da una porta. Non sono sicuro che fosse quella l'interpretazione del vecchio mondo, però Sì, va il bene. senso Suppongo che comune l'unico modo per aprirla dice sia scappare. un'altra prova di forza, vero? Eh sì, e questa è una prova di forza decisamente alta. Comunque, il senso comune ritiene che il significato di quel cartello sia scappate dopo aver dato fuoco al villaggio nemico. No, Beh, mi pare che questo sia sensato, astuti questi ovviamente. antichi. La gente potrebbe essere un po' arrabbiata. Per quanto Io riguarda faccio un attimo. Jack, proseguendo lungo il corridoio, quelli sono gli accessi di due ascensori. Chiusi, no? Sì, con la porta quella a sinistra, in realtà c'è una lastra di ferro saldata e un cartello che dice fuori servizio. L'altra Sfondata. sembra mezza sfondata, sì, è come se fosse stata forzata. E invece andando ancora più avanti? Delle scale che salgono al piano superiore e uno schermo rotto che pende dal muro con sotto una targhetta di plastica. Visibilità turni, si prega di timbrare prima di prendere servizio. Io mi guardo le tasche se ho un biglietto. Non ho un biglietto, perciò ritorno indietro. Quindi non c'è nessuna porta. No, ci sono delle scale che salgono. Che sono però di libero accesso o sono bloccate in qualche No, modo. sono semplicemente una rampa di scale. Io sono tornato indietro per A riferire. questo punto, consapevole di quello che ci sta, io mi muoverei fino almeno metà della rampa e poi per sentire cosa si muove di sopra. Vada. Questa qua nel mezzo invece ha detto che è mezza forzata, nel senso che è parzialmente aperta, ma va aperta interamente per poter Sì, però passare. c'è uno spiraglio e dentro potete vedere che sembra esserci un ascensore. Io sono su alle Ok, io scale provo ad e uno allargare per i volta due però. portelli di questo Ok, vai, ascensore. fai Gianni. Allora. Tiri, 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 un po' si allarga, poi riscatta in posizione. Ok, Ti dopodiché tranci le guardo dita. già come dico, ok, braccio di ferro, che ne dici di provarci tu? Proviamo insieme, io da una parte e tu dall'altra. Bene. Tironi proprio. Beh, le porte poi si richiudono a tenaglia, ma siete riusciti ad allargare un po' per vedere che dentro c'è la cabina dell'ascensore, ma è buia e la pulsantiera è disalimentata. Potrebbe non funzionare, però magari potremmo Però non passare vediamo per il... niente dentro No. l'ascensore, vuoto deserto. Potremmo comunque tentare di provare a salire per il vano dell'ascensore. Dai, forza, riproviamo. Ah, E io intanto mi faccio prendere vedi. dall'entusiasmo di Giacomo. Evidentemente non porta buoni frutti. 18 quasi. Nessuno di voi si è preso un piede di porco, vero? No. Non mi sembra. Aspetta, fammi vedere. E tu dovresti avere i tuoi arnesi da scasso. Allora, c'ho un arnese perfetto. Se glielo dai così hanno il più 2, fanno 20 e aprono. Ah, ok, sì, l'arnese a scasso ce l'ho, per carità. Non pensavo che quello prevedesse il piede di porco. Sì, è un po' la base dello Ah, scasso. ok. Tu lo sai che se ritiriamo non farò mai di nuovo 16, eh? Diciamo che l'avete aperta. Ok, Mentre siete voi lì che tirate, arriva il Don, ci mette dentro il crick, gira la manovella e dice: è facile. adesso avendo la porta aperta, cosa vediamo? C'è la cabina L'idea di Giacomo dell'ascensore. di aprire la botola sopra e arrampicarci è fuori luogo, master. Volendo potete farlo. A posto rischio. Quando ci entri, Giacomo, però senti l'ascensore che scricchiola pericolosamente. Quindi Ma non noi siamo al sapresti primo piano. dire quanto questo è stabile. Però i pulsanti per salire e scendere sono spenti, anche schiacciandoli non succede niente. Conoscenza di ingegneria mi potrebbe far Sì? Ok, capire se si può attivare in qualche modo. tira. Allora. Perfetto, non ho capito. Gli ascensori servono per salire e scendere, ma questo no. Beh, dovremmo trovare una via alternativa. Proviamo ad aprire la botola. Mentre voi lavorate su questo, Don, te stavi facendo dei tiri di percezione, percepisci. Allora, vediamo, dipende il Diodato cosa mi dà.
Diodato può essere generoso a volte, ma non questa volta. Allora, senti distintamente il rumore ticchettante di radrocer che si muovono. Ok, quindi almeno minimo due. Almeno minimo due, e ci sono un paio di luci di terminali accese, ma non puoi vedere bene sbirciando, ma a un certo punto ti è sembrato di vedere il bagliore verdastro di una creatura luminescente. Okay. I rumori però rimbombano, quindi probabilmente è un locale ampio, sì. C'è tipo, avvisi di questo? Calma, sangue freddo, devo tornare indietro e vedere se mi sgamano. Allora, io ti vedo, dai. Sì, sì, io cerco di tornare da loro senza far rumore. Sì, la pantera rosa, non una pallottola spuntata. Qua dice 21 più 13, sì. No, non sapevo se ho segnato bene correttamente il bonus. Vabbè, ma che culo. Ah, io mi ero spaventato che era Master che aveva tirato quei dati. Infatti è Master che ha tirato quei dati. Adesso sentite tutti un brusio e il rumore delle elitre dei Ratrocer che si fa più vicino. Mi siamo contenti. Cioè, li sentiamo anche noi che siamo qua sotto. Sì. Ho una proposta. Se i vostri personaggi sono bravi ad arrampicarsi, noi li attiriamo dentro l'ascensore, gli sganciamo una granata dentro quando sono ammassati dentro e ci arrampichiamo su per i cavi. Senti, io ti dico molto banalmente che ho visto una cosa luminescente. E se sono semplicemente gli scarafaggi giganti che ci hanno seguito, io le granate me le terrei per qualcosa luminescente. O per gli altri supermutanti, se voi siete d'accordo. Ok. Allora, io in teoria in scalare avrei il massimo dei gradi, ma con la penalità di armatura praticamente ho un totale di 5. Certo, quindi sei... E comunque per me è un valore alto, in realtà. Tu a malapena sai, cioè, tipo me, fondamentalmente. L'ascensore è a contrapesi, non è idraulico, vero? No, è a contrapesi, quindi sopra... Vabbè, allora basta sparare alla corda giusta e saliamo alla velocità della luce. E tu sai qual è la corda giusta? C'è un solo modo per scoprirlo. Ecco io quello che volevo... Sì, ma lo possiamo scoprire nel modo sbagliato, capito? Ragazzi miei... Com'è che non risicano rosica? Gianni, tu allora, stai davanti... A me l'idea di Max stilisticamente piaceva un casino, anche se la vedo molto molto rischiosa. Quando si parla di far esplodere qualcosa sono sempre d'accordo. Vabbè, ho capito. Mi sembra che qui la democrazia degreda il fatto di fare caciara. Vabbè. Democrazia? Che cos'è la democrazia? N persone dicono una cosa, uno solo è contrario, quello che è contrario, sì, fondamentalmente. Sì, mi sono già annoiato. Andiamo a sparare! Perché questo uomo è ancora vivo? Nonostante tutto, non lo spiegate? Perché non penso, ma sparo bene! Ok, quindi il piano è salite le scale sparando all'impazzata o cercate il trappolone nell'ascensore? Facciamo il trappolone nell'ascensore, dai. Nella vita bisogna anche rischiare qualcosina. Pregando la Madonna, okay, o qualunque equivalente che vada bene. Guardate il lato positivo, se sarà TPK sarà un TPK citando il primo combattimento dell'Armata delle Tenebre. Vediamo. Se devo morire voglio morire con stile. Giusto. Diciamo che loro ci metteranno un dado da 4 round per scendere. E noi abbiamo bisogno di fare qualche azione preliminare prima di poter fare questo... Sì. Beh, voi dovete, prima di tutto, vabbè, aprire la botola in 4 spingendo non è una prova. Ma voi dovete fare una prova di scalare per ognuno per salire sul tetto. Sì. Adesso che siete tutti e quattro dentro, il rumore che sta facendo l'ascensore è notevole, veramente. E io mi bevo la Nuca-Cola per fare sto tiro. Va bene, allora in pratica noi tre ci iniziamo ad arrampicare e in questo caso è il Don che fa da esca e deve venire correndo, giusto? Ci diamo poi anche una mano a vicenda, non starei a usare la Nuca-Cola. Voglio star sicuro che le mani non mi tremano nel momento in cui mi devo arrampicare. Ok, io incrocio le dita e lancio il dado invece. E loro per arrivare lì ci metteranno, come dicevo, un dado da 4 round, 5, 2 round, quindi ok, cominciate. Nando fa 17, scalare CD 15 è una prova normale, quindi Nando è su. E comincio ad aiutare gli altri. Ah, ma allora possiamo prendere 10 nello scalare? No, perché no. Avete 2 round, siete sotto timer. Ok. Allora, nello scalare la pressione psicologica Gianni ce la fa e adesso gli altri hanno il più 4 perché sono due che lo aiutano. Jack è su
Per attaccarci alla corda dobbiamo fare sempre qualche prova di scalare, poi nel momento in cui faremo saltare tutto. No, per attaccarvi alla corda no. Quindi ho il più 4 anch'io? Sì. Quindi ho il più 5 della gomangola. Ce la dovrei fare. Perché il mostro È decide la di frase più spegnersi. detta prima di Le morire, ce la dovrei fare. ultime. A Fallisci morire? solo se fai 4 o meno. Questa è proprio sbagliata come frase Sì, da dire. Ok, meno male. Gianni ha rischiato il Mannaggia. linciaggio. Ok. Ma Gianni, non posso nemmeno minacciarlo che torna a casa a piedi perché stiamo giocando non in presenza. I Rocher arrivano. Ok, adesso voi siete nel tubo dell'ascensore. Ci sono corde e paranchi. L'ascensore sta visibilmente tremando. Dalla botolina vedete i Red Rocher che si radrociano all'interno dell'ascensore ed effettivamente uno è talmente radioattivo che brilla nel buio. Perfetto. È anche più grosso degli altri e sulla schiena c'ha come se fossero delle pustole unte particolarmente schifose. Miam Noi miam. siamo contenti proprio. A questo punto la domanda è: quale delle corde tranciate? Ingegnere? Tiro di ingegneria. Vai. Oltre a questo, Master, guardando in alto, vediamo porte che ci sono già aperte nei piani Sì, successivi. c'è la porta del piano di sopra. Io intanto, Sono Master, mi contento. aggrappo a uno dei cavi che tengono attivamente sull'ascensore, ma nel punto più alto possibile, cioè non ha un cavo del contrappeso. Fino a quello dopo scontato Olì. Buono. che buono. Sei relativamente certo di aver capito qual è la corda da tagliare per far precipitare l'ascensore e andare voi su? Ok, ce la indica, io mi slaccio la Sì. cintura e come una frusta la faccio aderire a Io mi capo. aggrappo alla corda a cui lui si è aggrappato. Bon, allora, per quanto riguarda, vabbè, parare al cavo in contatto non è una prova. L'ascensore precipita, gli lanciate anche dentro una granata. Ma sì, dai, ne ho quattro, crepi l'avarizia. Io Vedi, Ricky? direi anche più di una se ce n'abbiamo più di una a personaggio. Più di... Oh, ma che è sta cosa? Perché è sto sperpero di risorse? Ho solo pallottole. E beh, perché la caduta quanto potrà fare? Un di 6, 2 di 6, la granata farà altri 2 di 6. Non è che è così certa la morte dei tizi. Io sulla mia armatura ho una cosa come 500 pallottole. Ditemi i danni nelle granate. Fa che sia un buon danno. Ah, dai, 14. 14, loro se ne pigliano 2 di 6 per la caduta più 2 di 6 per un oggetto enorme che gli arriva sopra. Voi dal vostro punto di vista vi aggrappate alla corda, vedete l'ascensore che precipita, poi le granate esplodono, sotto di voi si scatena l'inferno. Voi venite sparati verso l'alto. Questo è il momento di un grido di battaglia. Siete tutti aggrappati, quindi nessun tiro salvezza sui riflessi. Esatto. Perché ci vediamo pure in una fiamma di ritorno? Che bello! Ma la vostra situazione attuale è che voi pendete da una corda che sta a 1,5 metri dalla porta da cui potete uscire e siete sospesi sopra un tunnel di 18 metri che termina in spuntoni acuminati e fiamme. Ok, la prossima volta bisogna vedere un po' meglio il campo di battaglia, eh? Almeno. Sciocchezze ne abbiamo passate di peggio.